Come guadagnare in borsa con un capitale minimo è il nostro videocorso, il nostro appuntamento settimanale con il nostro videocorso. Questa settimana l'indice degli argomenti di questo, che tratteremo questa settimana è questo qua. Abbiamo visto nelle puntate precedenti, nei video precedenti, abbiamo visto che il Bitcoin può essere tradato, beh, si può utilizzare il futures su Bitcoin, e abbiamo visto anche che la volatilità del Bitcoin contro euro, contro dollaro, lo stesso, è enorme, è spaventosa, è una volatilità che non ha l'eguale in tutti gli altri mercati finanziari. Da cui un certo numero di cautele nell'architettare del trading su quell'asset, che abbiamo visto, tutte cose che abbiamo visto. Ecco, vi devo ricordare però che il Bitcoin non è necessariamente un asset da tradare, perché si può anche metterlo nel borsellino, si può comprare e tenerlo. Oltretutto, diciamo. Oltre alla possibilità di riconvertire, ci sono i cambi, no? Ci sono gli sportelli dei cambi online. Quindi, oltre ad essere possibile la riconversione in valuta normale, i Bitcoin possono essere spesi, perché ci sono negozi online, ma anche qualche negozio fisico che li accetta in pagamento. Però, ci sono due. Se si adopera, diciamo, il borsellino, tutta l'operazione, diciamo, l'operazione di investimento è solo un'operazione long, non si può fare short, evidentemente, perché è moneta, no? È moneta che si tesaurizza. E anche il fast trading è escluso, no? Perché sarebbe molto impractico fare fast trading con i soldi del borsellino. Ecco, diciamo, abbiamo visto che l'asset più importante di questo asset, scusate il bisticcio, è la volatilità, è proprio la volatilità che se da una parte mette in difficoltà, dall'altra però è fonte di possibili guadagni molto cospicui, molto alti. Ecco, se noi abbiamo un borsellino di Bitcoin, dobbiamo a un certo punto decidere che cosa fare, se comprarne altri, venderli, diciamo, ci sono delle decisioni da prendere che non sono fast, no? Sono decisioni, è un trading di posizione questo. Ecco, come si fa a, diciamo, a incastrare un asset che ha una volatilità del genere? Ma diciamo che tanto per cominciare. Per l'analisi tecnica, il Bitcoin è un asset come un altro, non è che cambiano le regole, bisogna stare un attimo più all'occhio perché la volatilità è enormemente più alta. Qui io vi propongo un filtro che è adatto, lo vedrete, è bello, è ben fatto e funziona bene perché. Il risultato che abbiamo ottenuto è che si vede, che vi faccio vedere, è molto buono. Il rendimento, come vedete, il rendimento di questo trading system applicato sul Bitcoin è molto alto, no? In questa simulazione, in questa dimostrazione, è circa il 100% su un anno, rendimento anno. Vi ho preparato anche, diciamo, il trading system vero e proprio, no? Per fare backtesting e sapete che noi, diciamo, adoperiamo una quantità enorme di cautele per il backtesting, no? Perché sappiamo benissimo che quello che si pensa sul backtesting non è vero, no? Nel senso che sembra che basti lanciare il trading automatico per guadagnare soldi, sapete benissimo che non è così. Bisogna sapere adoperare anche il trading automatico. Ecco, in questo esempio, per confortarvi un po', il Bitcoin contro euro è salito solo in rosso del 77%.
mentre il nostro gross return su questo esempio che abbiamo, su questa dimostrazione che abbiamo fatto, è stato del 170% circa, e non è, diciamo, una sorpresa, perché se, diciamo, si riesce a gestire una roba del genere, la volatilità poi evidentemente paga, no? Non può non pagare. Ecco, detto questo, cominciamo a lavorarci. Vediamo, questo era l'indice, vediamo tutto il resto adesso. Avanti, andiamo avanti.